Prima di fare atletica ho praticato basket, e prima ancora danza, nuoto, poi un po' di sport invernali per divertimento, per variare un po'. E però diciamo che lo sport principale prima dell'atletica è stato il basket, ho fatto 5 anni. E nel frattempo gareggiavo anche un po' con l'atletica e gli studenteschi, qualche garetta la domenica quando non avevo partite, quindi comunque un po' mi ero già avvicinata all'atletica e già mi divertivo. E poi in seconda superiore sono passata all'atletica definitivamente e da lì è iniziato il mio percorso, prima con le prove multiple, con i 60 ostacoli indoor, poi pian piano sono arrivata a fare i 400 ostacoli come mia specialità preferita. Ho provato un po' tutte le discipline e gli ostacoli mi venivano già abbastanza facilmente, quindi era già una cosa che mi piaceva naturalmente senza particolari allenamenti, quindi mi divertivo e era bello. Allora, ho iniziato a fare atletica a fine della prima superiore. Prima facevo pallavolo, poi ero stancata di stare in panchina, allora ho detto cambiamo. Però ho sempre avuto il pallino della corsa. Ho iniziato subito facendo velocità, non ho fatto la fase che passano i cadetti, in cui provano tutto, Io ho fatto sempre velocità. Da allievo ho iniziato a fare 100 e 200 e da junior ho iniziato a fare 400. Soprattutto dopo un infortunio che ho avuto da junior, prima degli europei. Avevo gli europei in Svezia, in Eskilstuna, e il raduno, provando i cambi delle staffette, mi sono fatta male. E quindi da lì mi sono più, cioè il mio allenatore mi ha dirottata più sui 400. Però vabbè, alla fine ho avuto soddisfazione anche nei 400, perché l'anno dopo sono andata ai mondiali, nei 4. E quindi sì, no, cioè, non mi lamento. E adesso sono più 200ista, 400ista. Però la mia prima esperienza così importante, perché prima avevo fatto dei triangolari, indoor, e quindi i mondiali sono stata la mia gara vera. Quindi no, è stata una bellissima esperienza. Cioè, è bellissimo allenarsi e, non so, fare il riscaldamento con gente di altri paesi. E senti il peso di rappresentare la tua nazione, è bello. No, sì, l'ho sentita. Sì, l'ho sentita. Ho sentito un po' l'ansia e il peso. Però beh, penso che tutti gli atleti passino da questa cosa. Allora, la prima nazionale è arrivata un po' a sorpresa, a caso, diciamo, perché quell'inverno era il primo inverno che mi allenavo con l'atletica. E ho fatto i 60 ostacoli indoor e poi nella stagione outdoor volevo preparare i 400 ostacoli e poi il minimo per i mondiali allievi l'ho fatto nei 4, quindi sono finita i mondiali nei 4 come mia terza gara e mi sono trovata un po' spaesata, però diciamo che quell'esperienza mi è servita gli anni dopo, perché ho imparato tanto. Di certo era il primo anno, mi sono trovata un po' non nel mio mondo, quindi però da lì poi è partito tutto e dall'anno dopo sono tornata sui 400 ostacoli. Forse quella gara è la gara della nazionale giovanile che mi ricordo meglio, perché era la mia prima, ero agitatissima. Mi ricordo che c'era un campo riscaldamento lontano dal campo, quindi dovevo prendere una navetta. E quella navetta è la sensazione che ancora ho, perché era stata veramente terribile. Ed ero arrivata troppo agitata in gara, veramente cioè, stavo quasi male. Quindi vabbè, la gara non era andata benissimo, ma sicuramente mi ha sbloccata ad arrivare in un'altra dimensione, a gareggiare in un'altra dimensione. So che certi allenamenti sono più importanti di altri e non dico che ho ansia, però comunque ci tengo a fare bene certi allenamenti. Poi sono abbastanza competitiva e se un allenamento va male la giornata è compromessa e sono arrabbiata e non solo la giornata, cioè quindi ci tengo parecchio. Beh, gli allenamenti lattacidi,
Ah, lì anche il giorno prima sei un po' a pensare, ok, domani quell'allenamento. Sì, l'avevi tipo una gara, tipo colazione, devo mangiare queste cose, se no sto male, devo. Non mi devo stressare, devo stare tranquilla. Però, cioè, quando fai un allenamento così, poi la tua vita ti sembra tutta. Wow! Ti giuro, non so, faccio un allenamento lattacido faticoso, sono morta, eh. Poi in macchina tornare a casa, che bella la mia vita. Sì, quello è bello, cioè sapere di aver dato tutto, indipendentemente dal tempo che hai fatto, da come. Però sai che hai fatto del tuo meglio. Cioè è bello di testa sapere che sei stato forte di testa a non mollare. Perché è una fatica soprattutto, cioè non soprattutto, però tanto fisica quanto di testa. Ma cioè io vivo per questo, nel senso, quindi sono contenta di farlo, non mi pesa per niente, anzi, cioè, è una fortuna, cioè, uno deve anche riconoscere che è una fortuna poter fare l'atleta professionista non essendolo, cioè non essendo in un gruppo sportivo e quindi. Quest'anno, visto che c'era pandemia, situazione Covid, anche l'università erano online, quindi ne ho approfittato e sono andata a Rieti ad allenarmi perché potevo seguire le lezioni e dare esami a distanza e mi è servito perché sono cresciuta fisicamente, anche mentalmente, ho avuto nuovi stimoli, allenamenti anche un po' diversi che mi hanno aiutata a crescere e sono partita con le indoor dove ho fatto i 400 che mi hanno proiettata poi con le staffette, la prima nazionale indoor assoluta e poi altre convocazioni nazionali con la staffetta e poi vabbè, sono tornata a preparare i 400 ostacoli perché era il mio obiettivo annuale e ho inseguito un po' questo minimo olimpico anche perché fino a gennaio non pensavo assolutamente di riuscire a fare quei tempi. E quindi però ho visto dalle prime due gare che ero migliorata, sarei potuta riuscire a fare il minimo. Poi non era così scontato, infatti l'ho fatto poi all'ultima gara al pelo e è stata bella, bella dura come inseguimento di questo tempo. Però sono contenta di come sia andata, delle esperienze che ho fatto, anche perché poi mi hanno portata a Tokyo, che direi è stato il coronamento di quest'anno faticoso ma bellissimo. Di Tokyo mi ha un po' colpita la prima settimana in cui siamo arrivati, perché uno si aspetta di arrivare all'Olimpiade, di Villaggio Olimpico, tutti gli atleti, invece siamo stati prima una settimana in un pre-camp, aspettando di entrare al villaggio, quindi è stato un momento un po' di passaggio tra l'allenamento a casa e la gara olimpica, dove eravamo solo italiani nella nostra struttura col nostro campo. Quindi è stato un po' un momento surreale di passaggio e non sembrava di essere alle Olimpiadi, sembrava di essere lì. Poi 3 giorni prima della gara siamo andati al Villaggio Olimpico e vabbè, è un'altra dimensione, vedi tutti gli atleti, è un mondo bellissimo. Io penso che Lightspeed League, o comunque gare organizzate da Queen Atletica, abbiano quel quid in più perché sono gare di alto livello e allo stesso tempo però il team Queen Atletica, Manzana, eccetera, cerca di coinvolgere il pubblico, gli atleti, quindi c'è un clima di alto livello però sereno allo stesso tempo, quindi è un bel mix, per questo penso che ne valga la pena. Mi è piaciuta molto l'idea, intanto, che fossero 2 tappe in valle, quindi 2 tappe nella mia regione per dare un po' di spazio anche a gare sul territorio. E poi vabbè, questa pista l'hanno appena rifatta, quindi è molto bella. E in più mi è piaciuto anche il fatto che chiunque potesse vincere il primo finale, che non era solo un vince il migliore, ma vince chi si migliora di più. Quindi c'era spazio per tutti e chiunque poteva vincere il premio, quindi mi sembra anche un buono stimolo per i giovani, intanto a gareggiare 3 volte in 2 o 3 mesi, quindi di proseguire attività anche se ad agosto-settembre magari si tende a mollare un po', invece era uno stimolo in più per tanti giovani per tornare a correre, per confrontarsi.